Un episodio surreale ha interrotto una delle batterie dei 100 metri rana femminili durante le Olimpiadi alla Défense Arena, sede delle competizioni di nuoto. Mentre le atlete si preparavano per la gara, lo speaker ha bloccato tutto a causa della presenza di un oggetto in acqua. Dopo pochi secondi, un uomo in costume da bagno floreale è comparso in diretta mondiale, camminando lungo il bordo della piscina e tuffandosi per recuperare una cuffia sul fondo. La situazione ha suscitato una reazione entusiasta tra il pubblico che ha acclamato il gesto come un clamoroso successo. In diretta TV i cronisti hanno subito soprannominato l'uomo Bob the Cap Catcher, ovvero Bob il raccoglitore di cappellini, trasformando l'inconveniente in un momento memorabile.